quotazioni di titoli, è fatta anche di quotazioni delle squadre di calcio in borsa, qualcosa di proprio voluttuario, assurdo, qualcosa che non può essere controllato dai singoli cittadini, che va oltre le nostre capacità. Per questo entra in gioco anche quella che è la capacità degli stati di proporre quelle che sono delle politiche che riescano a governare un mondo economico che non è facilmente comprensibile né tantomeno governabile. L'Unione Europea cosa ha fatto per non uscire fuori da questo contesto di circuito di mercato globale e soprattutto anche in continua evoluzione? Ha creato delle strumentazioni. La prima tra queste, qual è secondo voi? Qual è lo strumento che ci permette di commerciare su tutti i mercati globali? La moneta. La moneta. La cosa che tutti noi oggi incolpiamo della crisi economica è l'unica forza che l'Unione Europea ha per stare sul mercato globale. Voi pensate che con la lira che era svalutata dell'oltre il 25% negli anni 80, quando io ero ragazzina come voi a scuola, il nostro tasso di inflazione era del 22,50%, la lira non valeva nulla. La lira è diventata per un periodo moneta fluttuante, nessuno l'accettava, pagava nei mercati perché non era più quotata. Quindi l'idea di avere una moneta unica forte come l'euro si era chiesto anche dei sacrifici imposti a tutti i cittadini d'Europa perché si garantissero anche delle riserve che fossero concrete dell'economia dei singoli stati membri, ha comunque anche